L'Antico Testamento è il racconto del rapporto molto concreto, quotidiano, tra un popolo e un individuo che noi conosciamo, perché così ce lo presenta la Bibbia, con il nome di Yahweh o Yehovah, perché in realtà viene vocalizzato nelle Bibbie ebraiche in entrambi i modi. Quindi, com'è possibile che da un rapporto così concreto, così immediato, così materiale, così quotidiano, ad un certo punto nasca un pensiero religioso, cioè nasca una struttura teologica monoteista, quando nella Bibbia questo personaggio non è mai presentato come Dio. Quindi com'è possibile che nei secoli si sia realizzata questa trasformazione per cui da un racconto di fatti cronachistici, spesso anche, come dire, molto discutibili dal punto di vista così del pensiero spiritualista, com'è possibile appunto che dal racconto cronachistico di questi fatti a un certo momento si sia iniziato a sviluppare il pensiero religioso? Siamo sicuri che questo fosse presente già nell'Antico Testamento?